Folle inseguimento a Voghera lungo la Greenway. Le forze dell'ordine intercettano un'auto sospetta che per fuggire imbocca a tutta velocità la famosa pista ciclopedonale. Visita a Vigevano del parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà a bordo al reparto ostetrici a rischio chiusura. Chiederemo l'intervento del ministro Lorenzin. Inchiesta a Tangentopoli tributaria, terza ordinanza di custodia cautelare in pochi mesi per Luigi Vassallo, ex docente pavese. Attimi di terrore per uno studente 19enne aggredito da una banda di giovani alla stazione degli autobus, è accaduto a Pavia. Una decima edizione da record per la Scarpa d'Oro a Vigevano, oltre 2200 partecipanti tra atleti e non competitivi, tra poco tutte le immagini. Pavia Calcio praticamente fatta per Stefano Rossini in panchina al posto di Fabio Brini, esonerato nelle scorse ore. Buonasera, bentornati a Pavia Italia. Folle inseguimento sulla Greenway a Voghera, la famosa pista ciclopedonale. Prestate attenzione a quello che è accaduto. Una folle corsa a fari spenti sulla pista ciclabile per sfuggire a un controllo dei carabinieri. È quanto accaduto l'altra notte, poco dopo l'una, tra Voghera e Torrazza Costa, sulla nota Greenway che collega i due comuni. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha notato un furgone sospetto girarsi in un piazzale nei pressi dell'hotel Zenit in via Piacenza a Voghera. Gli occupanti evidentemente avevano qualcosa da nascondere perché si sono immediatamente dati alla fuga. Sono entrati nella pista sfruttando un attraversamento e si sono diretti verso Varzi, inseguiti dall'auto del nucleo radiomobile dei carabinieri. Giunti nei pressi dell'intersezione con la provinciale 33, si sono quindi diretti verso Torrazza Costa e poi, una volta nei pressi del centro commerciale, hanno abbandonato il mezzo, risultato poi rubato, e sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi nelle campagne. Nel frattempo è stata allertata anche una volante della polizia. Non è chiaro quanti fossero i presunti malviventi a bordo del furgone, che è stato poi restituito, per quanto malconcio, al legittimo proprietario. Una tragedia che ha scosso l'opinione pubblica nel fine settimana ai confini col nostro territorio. Parliamo delle due ragazze sedicenni morte in seguito a un incidente stradale. Provenivano da un locale di Miradolo dove avevano passato la serata. Un incidente sulla provinciale 189 in località Cascina Zerbi di Graffignana. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi. La vettura era guidata da un ragazzo ventenne rimasto ferito. A bordo anche la sorella di una delle vittime, che è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. Gli esami relativi ad alcol e droga effettuati sul conducente hanno avuto esito negativo. I giovani sono tutti originari di Sant'Angelo Lodigiano, abituali frequentatori dell'oratorio parrocchiale. La comunità si è stretta nel lutto. Inchiesta a Tangentopoli tributaria, una vicenda che tocca anche il nostro territorio. Sentiamo in che maniera. Non sembrano finiti i problemi per Luigi Vassallo, giudice tributario ed ex docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, arrestato lo scorso dicembre con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per aver pilotato un contenzioso fiscale su una multinazionale chimica in corso davanti ad altri giudici. Il 58enne, assieme ad altre tre persone, è stato raggiunto infatti nelle scorse ore da un'altra ordinanza di custodia cautelare, la terza nel giro di tre mesi, anch'essa relativa a presunti episodi illeciti riguardanti le commissioni tributarie. La presunta corruzione riguarderebbe due sentenze, una della commissione tributaria provinciale e l'altra della commissione tributaria regionale. In questa tranche dell'inchiesta, da quanto si è appreso, è indagato anche un ex militare della Guardia di Finanza, Agostino Terlizzi. Ci sarebbe una presunta tangente poi da 60.000 euro al centro dell'indagine milanese, che ha portato all'arresto di altri due giudici tributari, il commercialista Luigi Pellini e l'avvocato Gianfranco Vignoli Rinaldi. Assieme a loro è finito in manette nelle scorse ore anche l'imprenditore Matteo Invernizzi.
Una segnalazione di cronaca che arriva da Dorno, dove si è verificato un incidente stradale nella zona di via Sanzio. Un furgoncino sarebbe andato a sbattere contro la recinzione di una abitazione. L'impatto inizialmente sembrava particolarmente violento. Sul posto, con la massima urgenza, un'ambulanza da Garlasco. Fortunatamente nessuna ferita grave per le persone coinvolte. 3 persone, tutte italiane, 2 36enni e un 38enne. Un 36enne di Dorno, un 36enne originario della provincia di Cagliari e un 38enne anch'esso della provincia di Cagliari. Come detto, un furgoncino sarebbe andato a finire la propria corsa contro la recinzione di un'abitazione. Inizialmente sembrava che l'impatto fosse molto grave e fortunatamente poi le ferite riportate invece sarebbero state di lieve entità per le 3 persone coinvolte. Da Dorno ci spostiamo a Vigevano, dove il parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà, l'onorevole Franco Bordo, si è recato in visita al reparto ostetricia che, sapete, abbiamo raccontato più volte, era finito al centro di un'ipotesi chiusura negli scorsi giorni. Il parlamentare si rivolgerà su questa vicenda direttamente al ministro della Salute, Lorenzin. Ma la situazione, io ho potuto visitare il reparto, l'ho trovato in buone condizioni dopo appunto i lavori che sono stati eseguiti recentemente, e mi sembra un reparto che può dare e sta dando un servizio di qualità, e penso che per cui questo servizio debba continuare a essere erogato ai cittadini della provincia di Pavia, in modo particolare da città di Vigevano. Lei come la vede in generale la questione di questi tanti punti nascita in Italia che sono a rischio chiusura? Sì, purtroppo da una situazione su cui forse qualche intervento da parte del Ministero era necessario e non abbiamo contrastato, però la cura, così come è stata indicata, noi pensiamo che non vada bene. Il decreto che fissa con un numero a 500 appunto uno dei criteri più vincolanti appunto per l'apertura o meno di un reparto, di un punto nascita, di un reparto di maternità, è sbagliato. Innanzitutto bisogna verificare la qualità, il bacino di utenza, poi ci può stare anche una questione, diciamo, numerica. Qui ci sono 2 punti nascita, a Vigevano sopravviverebbe il privato a scapito del pubblico. Questo è un altro errore, perché il pubblico innanzitutto deve valorizzare le sue strutture. La sanità privata io penso che debba entrare in gioco soltanto quando il pubblico non è in grado di dare un servizio. Qui siamo in presenza di un servizio che esiste, che non ha fatto i 500 parti, soltanto di poco fra l'altro, perché mi hanno appunto confermato che siamo sopra le 460 unità nel 2015, per cui chiudere o rischiare di chiudere un punto pubblico, un servizio pubblico di questo tipo sarebbe sbagliato. Penso che prima bisognerebbe mettere in discussione quello privato. Dopo la visita di oggi continuerà a seguire la vicenda? Sì, noi anche sulla base di questo incontro formuleremo un ulteriore atto ispettivo nei confronti del Ministero della Salute, del Ministro Lorenzin, in cui chiederemo come intende garantire il servizio di Vigevano, l'ospedale di Vigevano, e di rivedere il decreto che ha emanato a suo tempo. Rimaniamo a Vigevano con una importante operazione da parte della Polizia di Stato. Nelle scorse ore la Polizia ha recuperato televisori, orologi e altri oggetti preziosi con tutta probabilità refurtiva di furti commessi in zona negli ultimi giorni. Gli agenti della Volante hanno inseguito una Megane che procedeva a forte velocità in via Quarto, fermandola all'altezza di via Rossini. A bordo c'erano 2 uomini, entrambi italiani, che trasportavano il carico. L'autista guidava tra l'altro senza patente ed entrambi sono stati arrestati in attesa di accertamenti. I 2 non sono riusciti a spiegare la provenienza della merce e ora la polizia sta cercando di risalire ai legittimi proprietari. Il caso potrebbe avere nuovi sviluppi già nelle prossime ore. Attimi di paura per un'anziana donna investita a Broni nelle scorse ore. Armando Bidone.
Mentre restano gravi le condizioni del pensionato investito a Voghera la scorsa settimana, nelle scorse ore un altro incidente ha visto un pedone investito da un'auto con conseguenze per fortuna meno gravi. È accaduto in via Emilia a Broni poco prima di mezzogiorno, quando una donna al volante di un piccolo fuoristrada ha investito un'anziana residente in paese. La donna, 76 anni, ha battuto il capo contro il cofano ed è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Il personale della Croce Rossa di Stradella, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica, ha poi trasportato l'anziana ferita all'ospedale di Voghera. Secondo i primi accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Broni. Secondo i primi rilievi, l'automobilista non avrebbe potuto evitare l'impatto. Nel tentativo di attraversare la strada, l'anziana sarebbe sbucata all'improvviso in un punto in cui non ci sono attraversamenti pedonali. Questo tratto di via Emilia è stato teatro di incidenti e investimenti di pedoni anche in passato. Ancora cronaca: uno studente 19enne aggredito alla stazione degli autobus è accaduto a Pavia. Luca Pattarini. Ancora un episodio violento a Pavia, con una maxi rissa sfiorata nella stazione dei Pullman di via Trieste. Attorno all'una un gruppo di giovani, probabilmente stranieri, ha cerchiato un 19enne mentre stava salendo sul Pullman, che lo avrebbe dovuto riportare a casa. A quanto pare i ragazzi lo avrebbero anche colpito, fino a quando altri due giovani non sono intervenuti a difendere il 19enne. Nel frattempo qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, che sono arrivate in forze. Nell'autostazione sono giunte in pochi minuti 3 auto della polizia e una dei carabinieri. Il gruppo di assalitori è fuggito verso la stazione ferroviaria, ma i poliziotti sono riusciti a prenderne uno e lo hanno portato in questura per accertamenti. Gli agenti dovranno ora cercare di ricostruire i motivi del pestaggio e risalire agli altri componenti del gruppo. Quella di oggi è la seconda aggressione che si verifica in pochi giorni nella stazione dei Pullman del capoluogo. La settimana scorsa un altro ragazzo di 17 anni era stato picchiato in via Trieste, sempre durante l'orario di rientro da scuola. Il giovane era finito in ospedale con una prognosi di pochi giorni. E adesso con una segnalazione andiamo a Zerbo. A Zerbo in queste settimane è polemica sul cosiddetto caso Torchio, ma sentiamo nello specifico di cosa si tratta. Sì, buongiorno. Ecco, noi siamo qui nel paese di Zerbo, dove adesso l'operatore sta riprendendo quello che è il Torchio, una famosa costruzione. Famosa non so fino a che punto, comunque la costruzione del XVII secolo, però è purtroppo in queste condizioni e dall'incontro avuto con le Belle Arti lunedì scorso ci hanno detto che la costruzione deve essere messa in sicurezza, deve essere mantenuta nelle caratteristiche originali. Il problema è uno, che noi come amministrazione non abbiamo i fondi necessari per poter mettere in sicurezza e mettere a posto il Torchio, che tanti lo indicano come di interesse artistico, storico, culturale. Per la nostra amministrazione il Torchio non ha nessun interesse artistico e culturale, tant'è che non è nostra intenzione di farlo sistemare o di portare avanti il progetto dell'amministrazione precedente. Nostra intenzione è quella di demolire il Torchio e fare una piazza dove potrà essere utilizzata per il mercato, per le feste del paese. Quindi noi questa mattina abbiamo chiesto l'intervento di Telepavia, anche perché vogliamo portare l'attenzione di chi potrà avere problemi come i nostri, affinché le belle arti si rendano conto anche loro che paesi come il nostro, 430 persone, non possono e non hanno la possibilità di accedere ai fondi, anche se ultimamente è uscito che la Fondazione Cariplo sarebbe in grado di darci dei fondi, ma con i fondi che ci dà la Fondazione Cariplo non sono neanche necessari per la messa in sicurezza. Quindi ripeto che non è nostra intenzione continuare nel progetto originario della vecchia amministrazione.
Nonostante i suoi 34 anni era già riuscita a costruirsi una importante carriera nel mondo dello spaccio di droga e della prostituzione. Di origine albanese era conosciuta come la Dama Bianca. Alle sue attività aveva messo fine un'operazione delle forze dell'ordine a cui era seguito un processo terminato con una condanna a 3 anni e 4 mesi. La pena è stata scontata quasi per intero presso il carcere di Vigevano, ma per l'ultimo periodo di reclusione la donna è stata riaccompagnata in patria. Gli agenti della questura di Pavia hanno portato la donna all'aeroporto di Malpensa, dove è stata poi imbarcata per l'Albania, non potrà più fare ritorno in Italia per almeno 5 anni. Cambiamo argomento, andiamo a Pavia. Il futuro di ASM Lavori nei prossimi giorni è in programma un importante incontro. Un bilancio da profondo rosso e la volontà di liquidare l'azienda. Il futuro di ASM Lavori sarà l'argomento caldo di un incontro fissato per venerdì prossimo alle 19 a Palazzo Mezzabarba. Da un lato del tavolo i capigruppo che siedono in consiglio comunale e dall'altro il presidente di ASM Duccio Bianchi ed il sindaco Massimo De Paoli, un faccia a faccia richiesto nei giorni scorsi proprio dai rappresentanti dei gruppi sia di maggioranza che di opposizione per avere un'idea più chiara sul destino che attende il ramo lavori dell'azienda di Via Donegani, provato dal terzo bilancio in perdita con un passivo d'oltre 500.000 euro, frutto della mala gestione degli ultimi anni. Ed anche la procura, indagando sul maxifurto da quasi 2 milioni di euro dalle casse di ASM, sta dedicando particolare attenzione al settore lavori e ai rapporti con la sua controllante. I bilanci da aggiustare, con fatture false o gonfiate, così come riferito dall'ex responsabile amministrativo Pietro Antoniazzi e gli inquirenti, restano uno dei nodi da sciogliere in questa ingarbugliata matassa. Circostanze confermate nel corso dell'incidente probatorio dello scorso 3 marzo. Davanti a GIP, PM e gli avvocati di Chirichelli, Luca Filippi e Tedesi, Antoniazzi ha ribadito quanto ripetuto nei precedenti interrogatori. In generale, l'attività svolta da ASM Lavori verso ASM Pavia era in qualche maniera aiutata, cioè ASM Lavori era aiutata da ASM Pavia, le parole dell'ex responsabile finanziario dell'azienda su cui stanno indagando gli inquirenti. Guardate le immagini di questo incidente accaduto a Voghera. Due auto si sono tamponate nella zona di Corso 27 marzo, poco dopo il semaforo di via Papa Giovanni. Una delle due auto, a causa dell'impatto, è finita sul marciapiede, travolgendo il dehors di un bar. Fortunatamente l'area non era ancora attrezzata con i tavoli e in quel momento nessuno stava passando sul marciapiede. Il bilancio si limita quindi a danni materiali, a cui aggiungere delle lievi ferite, quindi un incidente potenzialmente pericoloso, ma che fortunatamente non ha provocato ferite. E adesso a Mortara, una conferenza stampa da parte del Comune per spiegare le novità importanti in materia di raccolta differenziata. Quindi il cittadino, oltre ad avere sempre a titolo gratuito questa è la fornitura dei sacchi, non dovrà perdere tutti i mesi del tempo prezioso, ma lo potrà così diciamo diluire una volta ogni 3 mesi. Questa mattina abbiamo dato delle informazioni alla stampa come servizio per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dal prossimo mese partiremo con la raccolta per i pannolini per i bambini. Abbiamo già consegnato l'elenco dei bambini nati dal 2013 fino a oggi, in modo che i genitori possano usufruire di un ulteriore contenitore che verrà distribuito al Clear Point, con su scritto appunto pannolini, dove erano raccolti i pannolini dei bimbi. Questo a partire anche dalla raccolta della plastica, che abbiamo voluto assolutamente cambiare nel periodo della giornata, cioè non viene più fatta al pomeriggio, ma si inizierà subito dalla mattina presto. Prossimamente partirà anche il servizio invece per i presidi per adulti, ma anche questo è un servizio in più che vogliamo fare, ci sembra opportuno, è uno dei tanti aggiustamenti che vogliamo fare dopo essere partiti un anno fa con la differenziata totale sulla città. Inoltre dal prossimo mese siamo pronti, anzi da questo mese a fine mese, siamo pronti a fare la consegna trimestrale del kit, questo per evitare anche magari lunghe code come è accaduto in questi mesi. Quindi ci sembra proprio di così riuscire a trovare delle soluzioni piano piano che possano migliorare sempre di più il servizio. Pavia, sportello antidiscriminazione. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il capogruppo in Senato della Lega, Gianmarco Centinaio, incontra l'assessore Canale.
Come avevo promesso, visto e considerato che non ho niente da nascondere, soprattutto il mio pensiero, ho accettato l'invito dell'assessore a questo tavolo proprio perché era un tavolo che era stato aperto durante l'amministrazione di centrodestra e quindi non abbiamo nulla da nascondere e nulla da dire. Per quanto riguarda tutte le polemiche che sono nate, ancora una volta mi fa abbastanza sorridere perché abbiamo visto che cosa è successo in aula. Il Partito Democratico, che aveva promesso una legge sulle unioni civili che avrebbe garantito tutti i diritti possibili e immaginabili, si è scontrato da un lato con la politica e dall'altro con la Costituzione, che l'articolo 29 dice chiaramente che i matrimoni possono essere fatti tra un uomo e una donna. Quindi mi spiace per la politica pavese che ai tempi si è strappati i capelli, però poi quando si va a Roma e si ha a che fare con le leggi, poi purtroppo avevo ragione io. Nello specifico c'era stata quella polemica sull'apertura delle unioni civili a matrimoni, si era detto anche con animali, con sanguinei, forse era stato quello poi il passaggio incriminato. Era talmente incriminato e talmente fuori dal mondo che nel dibattito parlamentare in aula se ne è parlato, perché si è parlato dei consanguinei, si è parlato della poligamia, si è parlato anche della proposta che era stata fatta all'inizio della legislatura da parte di un parlamentare dei 5 Stelle, cioè sul discorso dei rapporti e quindi del matrimonio tra animali. È logico che era una provocazione per far capire a tutti che aperta questa strada si può aprire a qualsiasi cosa. Nel momento in cui tu parli di unioni civili, chi è che dice che cos'è civile e che cos'è no? È Renzi? È il Partito Democratico? Non scherziamo. Oltre 2.200 partecipanti tra atleti e non competitivi, una decima edizione da record per la Scarpa d'Oro a Vigevano. È un successo in continuo crescendo quello della Scarpa d'Oro Half Marathon, testimoniato dagli oltre 2200 iscritti raggiunti globalmente fra le varie categorie all'edizione 2016. Non c'era modo migliore per gli organizzatori di spegnere le 10 candeline dalla nascita della manifestazione. Un vero e proprio plebiscito di sport e colore che ha regalato gioia a grandi e piccini, compresi gli amici a quattro zampe, giunti anche da fuori provincia. Buono anche il profilo tecnico della mezza maratona, che ha visto trionfare Alim Rabai, 35enne marocchino, ma italiano d'adozione, che ha superato dopo una gara tutta all'inseguimento il vincitore della scorsa edizione Andrea Soffientini. Sono molto contento, da 4 anni che ero fermo, adesso ho il secondo anno di allenamento, sono molto contento comunque di riprendermi e tornare al mondo dell'atletica prima di tutto. I risultati stanno arrivando piano piano, non mi alleno comunque come prima perché adesso sto lavorando, per cui faccio il mese professionista, spero di migliorare ancora. Fra le donne, primo storico successo di una podista dell'atletica Vigevano. Si tratta della 34enne Karin Angotti, che ha dominato la competizione staccando di oltre 3 minuti la seconda classificata Valeria Bellan. Sì. Com'è andata la corsa? Bene, tranquilla, sono partita decisa, quindi bene. Queste sono strade dove tu ti alleni quotidianamente? Sì, 4 anni che vivo a Vigevano e mi alleno qua, quindi mi sono attaccata a alcuni uomini, poi mi sono staccata, ne ho presi altri, ci siamo aiutati un po' a vicenda. E poi spazio ai gruppi migliori, quelli più numerosi, che animano ogni anno la splendida cornice offerta dalla città di Vigevano, sia nel centro cittadino che nelle campagne limitrofe, con il quarto successo conquistato dal Ducale, che poteva vantare 135 iscritti. Non poteva poi mancare la partecipazione di Giusy Versace, l'anima della Scarpa d'Oro Ability, giunta alla quinta edizione, che ormai può essere definita a tutti gli effetti una vigevanese doc, dal momento che si allena con estrema regolarità sulla pista del Dante Merlo. Ci siamo? Ci vediamo all'arrivo! Partita, è andata, adesso che qua ci tocca correre.
Allora, si chiama Nemeton, guida pratica gli sport del coraggio, è un libro che verrà presentato martedì 15 marzo al Campus Acque in strada Cascinazza a Pavia alle 18.30. La presentazione è anche l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi, un libro evento scritto da Alessandro Manzo e da Roberto Giacomelli, martedì 15 marzo 18.30 al Campus Acque a Pavia. E adesso i segreti della pizza spiegati all'asilo di Cassolnovo. Sono 40 anni che faccio il pizzaiolo. Però mi lavoro un altro, poi ve lo spiego. Lui Aldo, lui è il mio impastatore e vi fa vedere come si fa l'impasto della pizza a mano. Ma tu li va pizza, a pizza, a pizza, capo maro langotto, capo maro langotto. Il pizzaiolo è sbarcato all'asilo di Cassolnovo. Per la gioia dei bambini, questa edizione dei laboratori organizzati da Confartigianato Lomellina nelle scuole materne vede la presenza dei maestri della pizza, che insegnano ai piccoli alunni tutti i segreti per un impasto perfetto. Usiamo questo attrezzo che si chiama la bastardina. Abbiamo messo poco di lievito, 3-5 grammi di lievito massimo, e diamo la lievitazione noi almeno 24 ore. La prepariamo oggi per farla domani sera. Dopo l'impasto arrivano anche pomodoro e mozzarella a completare il piatto che verrà messo in forno prima della prova d'assaggio finale. Confartigianato conferma l'iniziativa che ogni anno porta dei professionisti nelle scuole materne perché i più piccoli possano avvicinarsi ai lavori manuali. Praticamente quest'anno abbiamo deciso di integrare altri mestri artigiani per non essere sempre ripetitivi e per far conoscere un po' di più la nostra realtà. Quest'anno abbiamo deciso di inserire il pizzaiolo e il muratore che ci sarà mercoledì. Poi ovviamente c'è ancora il laboratorio del parrucchiere e il laboratorio dell'elettricista come l'anno scorso. Dell'impasto della pizza, il gioco sta tutta la lievitazione tra il lievito e il sale. Non si deve mai toccare. Non deve fare la salata, sale giusto. Se invece non c'è sale, la pasta non è compatta, non diventa compatta. Si lascia andare tutta, si disfa, perché non si può fare la pizza. Quest'anno il pizzaiolo, la parrucchiera, l'elettricista, il muratore, in passato c'erano stati anche il meccanico, la modellista di scarpe, il falegname, aumenta sempre di più fra gli artigiani la voglia di presentare il proprio mestiere ai giovanissimi. Lavorare con bambini è meraviglioso, soprattutto quando hanno 5 anni, hanno veramente un sacco di cose da insegnare a noi, per cui scopro che anche i miei colleghi artigiani, nel momento in cui si trovano a vivere questa esperienza, tornano sempre a casa arricchiti come me. E noi ci fermiamo 2 minuti, ripartiamo subito dopo. Pavia Italia, ripartiamo dallo sport. Pavia Calcio, dopo l'esonero dell'allenatore Fabio Brini, sentiamo gli ultimi aggiornamenti sul probabile successore alla panchina azzurra. In questa maniera rendiamo le cose facili alla squadra avversaria e non è una cosa che a me piace, nella maniera più assoluta. Abbiamo concesso tutto e di più a Padova, e per una squadra che sta cercando di risalire con qualche cosa di importante non si può lavorare come abbiamo fatto oggi. Le amare dichiarazioni rilasciate a fine gara da Brini dopo il 3-0 incassato dal Padova lasciavano già intravedere un certo malumore in casa azzurra, ma nulla che potesse lasciar presupporre concretamente all'ennesimo terremoto stagionale che ha portato all'allontanamento del tecnico marchigiano e del consulente di mercato in Borgia, deciso direttamente dalla proprietà cinese guidata da Mr. Xiao Dongzhu. I playoff, a patto di cambiare decisamente passo, sono ancora lì a portata di mano degli azzurri. Adesso, per le ultime 8 decisive gare di campionato, la rosa dei candidati per la panchina vede in pole position Rossini, tecnico della Berretti, che ha già esordito nella vittoria da traghettatore di Brini a Pordenone. Passando alla gara contro il Padova, si capisce ben presto che sarà un pomeriggio da incubo quello del Pavia. Al 7° minuto, Fabiano calcia indisturbato con Facchin chiamato subito agli straordinari per evitare il gol. Una decina di minuti più tardi è Altigni, mattatore della sfida per i veneti, a cercare la via della rete da posizione impossibile, dopo uno svarione di Ghiringhelli. Gli azzurri provano a svegliarsi, ma prima Sforzini si fa cogliere in fuorigioco e un minuto più tardi è Ferretti a calciare alle stelle da posizione favorevole dopo un assist in area di Manconi. Al 26esimo il predominio del Padova si concretizza con la rete del vantaggio.
Finocchio liberissimo spara un missile sul quale Facchin può solo respingere su piedi di Altignier. Il centravanti ex Ascoli fallisce il primo tap-in, ma sulla magia di Neto Pereira si inventa una rovesciata magica Mancina, che bacia il palo e non dà scampo al capitano dei pavesi. Palla sanguinosa persa a metà campo da Marchi. Ilari ubriaca la retroguardia azzurra, prima di incrociare col sinistro, ma il pallone si perde sul fondo. 4 minuti più tardi arriva il raddoppio dei ragazzi di Pillon. Mazzocco batte una punizione sulla quale la difesa pavese non oppone resistenza. Fabiano da destra fa da sponda per la rovesciata da urlo di Neto Pereira, che regala il 2-0 ai padroni di casa e spiana la strada al successo. Brini getta nella mischia Azzi al posto di Carraro. E ad inizio ripresa, Fogli impensierisce dopo una percussione sull'out di sinistra Favaro. Il Pavia potrebbe riaprire il match con Azzi, che tutto solo da pochi passi manda a stamparsi sul palo l'assist al bacio di Manconi. Ennesimo segno di una giornata da dimenticare. Nei minuti di recupero arriva la terza rete del Padova, propiziata da un contropiede micidiale condotto da Mazzocco e Ilari, sul quale Altignier a centroarea non può far altro che spingere in rete siglando la decima rete stagionale. Cala il sipario sull'incontro e ne seguono le ultime ore convulse che hanno portato all'esonero di Fabio Brini, per un futuro ancora tutto da scrivere sulla panchina di Via Alzaia. Oggi ha fatto una partita brutta, molto brutta, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista agonistico. Su questo dobbiamo lavorare, perché una parte fondamentale, che loro l'hanno affrontata con uno spirito migliore, quindi non c'è migliore o peggiore, è stata una partita brutta. Con 8 partite ancora da giocare, al di là della partita di oggi, almeno che oggi non avessimo vinto, allora 7 punti, 8 con lo scontro diretto era diversa, ma se anche con un pareggio il Padova era comunque in corsa, perché ha dimostrato che negli ultimi 2 mesi ha fatto parecchi risultati e ovunque, quindi è una squadra viva, è una squadra forte, organizzata ed è chiaro che ci vorrà fino alla fine. Ed è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento su Telepavia.